Allora, accomodatevi pure e ripartiamo con prima Tessalonicesi. Alleluia. Prima Tessalonicesi. Dal verso 9. Dio ci benedica. Capitolo 3, verso 9. Come potremmo infatti esprimere a Dio la nostra gratitudine a vostro riguardo per la gioia che ci date davanti al nostro Dio, mentre notte e giorno preghiamo intensamente di poter vedere il vostro volto e di colmare le lacune della vostra fede? Allora, Paolo sta dicendo una cosa molto bella e anche molto importante. Se vi ricordate, sono da diversi mercoledì che ci siamo soffermati sul desiderio ardente dell'Apostolo di voler incontrare i Tessalonicesi. Vi ricordate? L'ho espresso più volte e adesso, nonostante lui abbia ricevuto buone notizie, no? Da Timoteo, Timoteo ha rallegrato, vi ricordate la parola che lui ha usato? Ha detto: queste notizie ci hanno fatto rivivere. Che bello, quando noi veniamo a conoscenza che i fratelli nella fede vanno bene e noi, anche come ministri di Dio, se siamo ministri di Dio, ci sentiamo rivivere. Ma così dovrebbe essere per tutti i fratelli. Noi non è che possiamo gioire perché uno sta male. E non è che noi possiamo essere felici quando un credente non prospera spiritualmente. Fratelli, che guadagno abbiamo nel sapere che un credente non cammina bene nella fede? Che guadagno abbiamo? No? Che piacere possiamo avere sapendo che dei credenti non vanno avanti nelle vie di Dio e magari rischiando anche la vita eterna? Perché non camminare nelle vie di Dio mette a rischio anche la vita eterna, fratelli. La vita eterna noi l'abbiamo ricevuta per grazia, ma la santificazione è un processo, una scelta, un modo di vivere che io e te abbiamo deciso sposare, seguendo chiaramente i principi scritturali della Bibbia. E ovviamente questo non può che rallegrarci se, oltre ad essere una nostra condizione di vita, lo è anche per gli altri la condizione di vita. E quindi dovremmo tutti quanti gioire nel sapere che le anime prosperano nelle cose di Dio, no? Non ha senso ingelosirci o invidiare o quasi quasi essere felici delle cadute. No, perché è felice delle nostre cadute il diavolo. È il diavolo che gode quando i fratelli non prosperano. È lui che è felice quando vede che io e te abbiamo delle lacune che non risolviamo nella nostra vita spirituale. E allora l'Apostolo Paolo, pur avendo ricevuto delle belle notizie da Timoteo, lui continua a pregare giorno e notte. Bellissimo, notte e giorno preghiamo intensamente di poter vedere il vostro volto. Che meraviglia questi sentimenti, fratelli, no? Chiaramente qui siamo all'interno di una condizione legata a un rapporto tra l'Apostolo e la Chiesa, tra chi ha fatto venire fuori questa Chiesa per la volontà di Dio, Tessalonica, ha fondato questa Chiesa, e quindi chiaramente il desiderio è
abbastanza legittimo, come un padre, no? Che dice: ho desiderio di vedere il vostro volto, sto pregando notte e giorno perché io possa arrivare, possa raggiungervi e possa vedere il vostro volto. Ma questo dovrebbe essere comunque un po' il desiderio di tutti noi credenti, quello di vederci, quello di incontrarci, soprattutto nella fase del culto. Certo, noi possiamo decidere di incontrarci dovunque, fratelli, dovunque e ovunque possiamo decidere di incontrarci, però la comunione fraterna si rafforza quando io e te ci incontriamo nella casa di Dio. Fratelli, permettetemi di dire una cosa, ci sono anche degli eccessi nelle relazioni che dobbiamo curare. Quali sono gli eccessi? Gli eccessi sono quando i nostri incontri diventano più amichevoli che fraterni, quando i nostri incontri diventano più, diciamo così, partitici, no? Che fraterni. Alcuni, piuttosto che andare in chiesa, preferiscono vedersi fuori. C'è qualche problema che non va, che non funziona. La mia relazione con te non può trovare una forza come la trova nella casa di Dio. Poi possiamo anche decidere io e te di non andare in chiesa, di vederci, però abbiamo pregato. Però siamo stati insieme, no, però siamo stati con i fratelli, però fratelli, noi se vogliamo, di scuse ne possiamo cercare quante ne vogliamo, saranno comunque scuse. Quando dobbiamo recarci nella casa del Signore, ci dobbiamo recare, fratelli. E quando dico la casa del Signore non intendo il locale, intendo in quell'ambiente spirituale che creano i santi quando si riuniscono nel nome di Gesù. Amen. Il desiderio di Paolo di vedere il volto loro è legato a cosa? Perché li vuole vedere? Perché gli manca? Perché hanno fatto dei progetti insieme, quindi perché li vuole vedere? Perché devono andare in vacanza insieme? Perché, che ne so, si devono guardare un film insieme? Perché sta desiderando di vederli? In questo desiderio c'è tutta l'utilità della comunione fraterna per colmare le vostre lacune. È come se Paolo dicesse: il desiderio di incontrarvi è legato alla vostra, ascoltatemi, è legato alla vostra maturità spirituale, è legato al vostro progresso. Non è legato soltanto ad un'amicizia. Posso immaginare che Paolo fosse sicuramente legato anche a dei fratelli, no? E che desidera incontrare, desidera chiedere: come va la tua famiglia, tutto bene? Da quanto tempo? Quando ci siamo incontrati quella volta a Tessalonica che abbiamo sofferto per l'apertura di questi ricordi? Sicuramente ci sta che Paolo abbia queste relazioni, però lui stesso lo dice: ho desiderio intenso di vedervi e di colmare le vostre lacune. Quanto è importante che la Chiesa non perda l'efficacia per la quale è stata chiamata a essere Chiesa, fratelli. Fratelli, io sono un po' preoccupato. Onestamente, io sono veramente un po' preoccupato. Sapete perché? Perché vedo molti spazi sulla parola che si stanno riducendo. Molti. E molte riunioni, molti eventi,
molti incontri, molti salti, molti saltini, molti palloncini, sto vedendo molti colori. Ma ho il timore che gli spazi della parola iniziano veramente a ridursi seriamente. Che cosa ci tiene insieme a noi? Che cosa ci permetterà di crescere? Che cosa ci permetterà di raggiungere la statura di Cristo? Che cosa ci permetterà di vedere Gesù a faccia a faccia? Che cosa ci permetterà di realizzare i sentimenti cristiani che poi, i quali sentimenti cristiani, saranno le vie, io le chiamo così, d'eccellenza nelle nostre relazioni. Le nostre relazioni, di che materiale sono fatte? Sono fatte ancora di perdono? Sono fatte ancora di generosità? O hanno ancora queste sfumature, diciamo, di immaturità? Simpatia, antipatia, invidia, avarizia, le nostre relazioni hanno o no un sapore diverso dalle relazioni che hanno gli altri nel mondo? O sono uguali? E il rischio che diventino uguali è dettato dal fatto che noi riduciamo gli spazi della parola. Ogni giorno erano concordi e assidui, andavano al Tempio ed erano sempre insieme nelle preghiere, nell'insegnamento. Poi dopo viene, si spezza il pane, si mette le cose insieme, siamo tutti insieme felici, mangiamo insieme. Queste cose vengono, ma vengono come risultato di una parola che sta prendendo forma nella mia vita e nella tua vita. Io ho il desiderio, dice Paolo, e prego giorno e notte, anzi no, dice notte e giorno, prego. Prego notte e giorno di vedere il vostro volto. Ora, fratelli, di fronte a questa preghiera così accesa, c'è per forza di cose una realtà spirituale sulla quale si deve appoggiare. Io, per quanto posso essere legato da un sentimento d'amicizia con qualcuno di voi, no? Però posso desiderare, non so, di andarmi a prendere un caffè con Cristiano, con Antonio, ma non è che prego giorno e notte per andarmi a prendere il caffè. Non so se mi sono spiegato, fratello. Possiamo desiderare insieme di farci la partita a calcetto, però non è che mi metto, fratello, sto pregando giorno e notte perché riusciamo ad affittare il campo per una partita. No, non so se mi sono spiegato. Se Paolo prega giorno e notte, vuol dire che c'è qualcosa che pesa, che va oltre ciò che è amichevole, ciò che ci può mettere in una condizione di relazioni carine, belle, no? C'è qualcosa di più, le lacune. Io devo raggiungervi, perché ho delle cose da dirvi, da predicarvi, da insegnarvi. Vi ricordate Paolo cosa dirà ai Filippesi? Ho in sostanza due desideri. Uno, di andarmene con Cristo. Sono stretto dai due lati. Vi ricordate? Sì o no? Sì, perché ve lo sto dicendo io. Sono stretto dai due lati. Ho il desiderio di partire. Intanto Paolo non ha il desiderio di morire, ma di partire. Perché il salvato non morirà più. Eventualmente parte e va con Gesù. Ho il desiderio di partire e di essere con Cristo, però dall'altra parte ho anche il desiderio di rimanere se la mia presenza è utile a voi, al vostro progresso. Ecco che allora scopriamo che le relazioni cristiane devono avere una efficacia spirituale.
e anche le nostre amicizie. Allora, se un'amicizia spiritualmente parlando non ti fa bene, non ti fa bene. E se invece un'amicizia ti fa bene, ti fa bene. E un'amicizia che ti fa bene non è un'amicizia, diciamo, che ti fa bene perché ti guarda e dice sempre sì. È un'amicizia che è in grado con la sua presenza di tenerti vicino al Signore, con i suoi discorsi, con i suoi pensieri, con le sue azioni, con la sua preghiera, con il suo incoraggiamento, con il suo sostegno, con la sua capacità di comunicazione. Paolo prega notte e giorno intensamente per poter vedere il volto dei Tessalonicesi e di colmare le lacune della vostra fede. Finché io e te cammineremo nelle vie del Signore, avremo sempre da imparare. Sempre da imparare. Avremo sempre delle lacune da colmare. Fratelli, io ringrazio Dio perché dopo 25 anni di fede, pur essendo nel ministero, quasi ogni giorno scopro che devo imparare alcune cose. E quando non riesco a prendermi, diciamo così, le nozioni da imparare, il Signore subito mi fa passare per l'esperienza per imparare. E ti mette in certe situazioni e dice, mo devi imparare per forza. Passando per queste strettezze, devi imparare per forza. Perché tu in certe situazioni puoi decidere o di negare il Signore o di crescere nel Signore. E che vantaggio abbiamo a negare il Signore? Che soluzione abbiamo a dire, ah, il Signore mi ha messo in questa situazione, basta, non ne voglio sapere più niente. E che cambia? Ci sono già pronti 7 spiriti, prontissimi, che questo stanno aspettando, più forti di quelli che ti hanno lasciato, per entrare in una casa che la grazia di Dio ha adornato, spazzato, reso puro, per entrare e chiaramente non per farti compagnia, ma per distruggerti. E guardate, fratelli, che è molto difficile quando una persona prende la piega di allontanarsi dal Signore, è molto difficile che riesca a fare ritorno facilmente. Perché poi quando uno cade uno scalino, poi un abisso chiama l'altro abisso. Quindi io e te non abbiamo alcun vantaggio a stare lontano dal Signore. Il nostro vantaggio è colmare le lacune della nostra fede. Non saranno i miei 25 anni a dire, ma io sono 25 anni che sono convertito, io ho capito tutto. No, sapete perché? Perché a parte che il cammino non è di 25 anni, a parte che il cammino è lunghissimo e finché avremo vita dovremo imparare, ma poi noi viviamo all'interno di un circuito umano che è soggetto sempre a cambiamenti, da un punto di vista sociale, da un punto di vista tecnologico. E quindi anche in materia di fede siamo costretti, in senso buono, sempre a imparare. Siamo costretti sempre a prendere una decisione. Con questo avanzamento della tecnologia, ma quanti cristiani hanno dovuto prendere visione delle cose che sono buone e non buone? No. Pure quelli che sono convertiti da 50 anni si sono ritrovati all'interno di un'epoca dove hanno detto, ma io qui devo ancora imparare, me lo aspetto un attimo. Non è proprio perché ci sono tutti questi cambiamenti, io e te siamo chiamati a rimanere fedeli al Signore in questi cambiamenti. Ma proprio a causa di questi numerosi cambiamenti, io e te dobbiamo scoprire qual
qual è la volontà di Dio nelle cose nuove che non conosciamo, ma che siamo chiamati a sperimentare. E quindi man mano che andremo avanti, avremo sempre delle lacune da colmare. Avremo sempre bisogno, ogni sera, non so voi, ma ogni sera, di dire: Signore, puoi lavarmi ancora stasera con il tuo prezioso sangue? No? E non perché non ci ricordiamo il peccato, vuol dire che non abbiamo sbagliato, fratelli, perché anche il peccato è vasto. Ci sono dei peccati che io e te commettiamo senza che neppure ce ne rendiamo conto, per mancanza di insensibilità. Ci sono dei peccati che commettiamo per mancanza di visione, no? Non sto parlando della trasgressione in senso che abbiamo imparato, no? Non dobbiamo mentire, non dobbiamo imbrogliare, fornicare, non dobbiamo rubare, non dobbiamo uccidere. Poi tutte queste cose possiamo allargarle bene attraverso un discorso molto più ampio, teologicamente parlando. Però parliamo anche dei peccati di omissione, delle cose che possiamo fare e non facciamo. Chi può fare il bene e non lo fa, fa bene. È così. Commette peccato. Quindi il peccato non è soltanto qualcosa col disco rosso, col semaforo rosso, non lo puoi fare. Tu il peccato lo puoi commettere anche quando c'è il semaforo verde e non cammini, quando hai la possibilità di fare del bene e non lo fai. E non sto parlando, fratelli, di soldi, perché noi, non so perché pensiamo sempre ai soldi, giustamente, cioè, non ce l'abbiamo, perciò ci pensiamo, no? E quindi è giustificato. Però il bene, che cos'è il bene? Il bene spirituale, che cos'è? Vuoi vedere che dietro il bene spirituale si può nascondere anche una parola di incoraggiamento per chi sta afflitto, per chi sta abbattuto, no? Vuoi vedere che il bene si può nascondere anche dietro un incoraggiamento? Fratello, io so che tu cammini, fai tanti chilometri spiritualmente parlando con il Signore. Una parola, vai avanti, non ti stancare, non ti preghiamo. No, vuoi vedere che questo potrebbe essere un gran pieno di benzina spirituale per una persona che è arrivata stanca, no? Ah sì, va bene, grazie. O semplicemente un aiuto, chi può fare del bene e non lo fa, commette peccato. Oppure ci sono anche altri peccati che commettiamo e non ce ne rendiamo manco conto, peccati occulti, nascosti. Quelle cose che noi pensiamo che sia giusto così, no? E perché lo pensiamo? Pensiamo che siamo a posto. E quindi ci sono altri peccati, no? Vi dicevo, per mancanza di visione, per mancanza di sensibilità, o piuttosto per mancanza di un intervento che potevo fare. E non l'ho fatto perché ero stanco, perché no? E penso che arriviamo un po' tutti quanti alla sera, no? A dire: Signore, per favore, purificami ancora col tuo prezioso sangue. È vero o no, fratelli? Siete un pochetto stanchi? Ora, Dio stesso, nostro Padre, è il nostro Signore Gesù, ci appianino la via per venire da voi. Paolo ce l'ha qua, che deve andare a Tessalonica, e lo dice in tutti i modi. Non so se avete notato. Non passa un verso che ha appena detto: preghiamo intensamente, notte e giorno per venire, che nel verso successivo che Dio ci appiani la via perché dobbiamo venire. Fratelli, io da qui capisco una cosa. Il desiderio di un salvato di stare nella presenza di Dio con i santi è una cosa che non puoi frenare. Vogliamo fare un attimo, io lo faccio qui a voi perché
in questo momento sotto i miei occhi, lo dico perché vi conosco oramai da anni, sono tutti i fratelli che si farebbero scannare per andare in chiesa, no? Nel senso che siete da persone che da anni conoscete questo desiderio e quindi capite quello che sta dicendo Paolo, no? Siete fedelissimi quanto a questo, siamo fedelissimi, però vi ricordate lo zelo che ci animava i primi giorni o no? Ve lo ricordate o no? È un po' diverso o no? Eravamo pazzi, cioè non ce n'era. Se qualcuno provava eventualmente a darci qualche impegno fuori da quello che era la chiesa, non esisteva. Avremmo preferito il carcere, ma non mandato in chiesa. Io me li ricordo. Non esisteva, non c'erano distanze, non c'erano orologi, non c'erano motivazioni, non c'erano feste, non c'erano cene, non c'era lavoro. Fratelli, alcuni di voi e di noi hanno rifiutato lavori importanti con firme di contratti per la chiesa. No, non è andato alla chiesa. Alcuni di voi con famiglia hanno detto no, non mi interessa. E Dio ha benedetto. Il Signore è intervenuto. Il desiderio di stare nella presenza di Dio è meraviglioso. E questo desiderio è stato anche l'abbiamo trasmesso anche in maniera tale da, tra virgolette, da acchiappare anche gli altri. All'inizio eravamo in grado di andare a prendere non so quanti, vai di qua, vengo io, va di là, è contagioso, no? E allora che il Signore ci aiuti, fratelli. Stasera concludiamo, che è un po' tardino, però che il Signore ci aiuti ad avere un desiderio così per le cose di Dio. Sapete una cosa? Possiamo recuperarlo, possiamo averlo, anche perché non è che è perso in mezzo a noi stasera questo, però gli possiamo dare spessore ancora di più. Gli possiamo dare forza. In che maniera? Dice, fratello, ma in che maniera? Noi siamo sempre qua. Forse nel ricordarci di chi è un po' salterello in chiesa. Di chi magari proprio in questi studi non dovrebbe, non potrebbe mancare. Io sono troppo combattuto. A volte dico, ma perché li faccio in settimana? Io devo fare la domenica questi studi. Veramente, anche a Lodi la stessa cosa. Perché a volte ho l'impressione, no, di farli a dei fratelli che stanno bene spiritualmente, però poi siccome vedo che mi sorridete li faccio. Dio sia lodato anche per quelli che sono in linea con noi su Facebook, ma a parte gli scherzi, a quanti questi studi farebbero bene, che però vediamo solo di domenica, quanti fortificherebbe? Quanti colmerebbe le lacune? A quanti si riaccenderebbe la passione? Perché comunque è la parola che ti riaccende la passione, che ti fa andare a casa, ti fa pensare e ti fa dire, Signore, gloria a Dio, aiutaci e portaci avanti. Dio sia lodato, fratelli. Vogliamo pregare?